E sono Francesca Koch, sono la presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Qui siamo nel Palazzo del Buon Pastore, che è la sede appunto del movimento femminista dagli anni 80, praticamente, quando il Comune di Roma volle stipulare un patto col movimento femminista affidandogli questo luogo e questo complesso molto prestigioso, che fino a quel momento era stato un luogo dell'assoggettamento femminile. Quindi la presenza delle donne e del movimento femminista rappresentava per noi e per il comune un cambiamento di segno molto importante, nel senso che questo è diventato il luogo dell'affermazione della soggettività e della libertà femminile. Al momento la casa sta attraversando un periodo delicato e difficile, perché in effetti fatichiamo a corrispondere al Comune di Roma l'affitto che allora ci siamo impegnati a pagare, e però nel frattempo noi riteniamo di aver prodotto ricchezza, nel senso di stipendi, nel senso di manutenzione, nel senso di servizi, nel senso di opportunità e altri posti di lavoro per le donne. Quindi abbiamo chiesto all'amministrazione di tener conto di queste nostre partecipazioni, di questa nostra nostre opportunità, per far sì che almeno il debito venga drasticamente ridotto, in modo che possiamo impegnarci a pagarlo effettivamente con una certa rateizzazione, però la nostra intenzione è di chiudere questa partita in modo dignitoso e di riconoscimento per il valore delle attività che noi facciamo. E per sostenere la casa noi abbiamo lanciato un appello, e anche molte donne si sono già mobilitate, donne e uomini per la verità, si sono mobilitati per insistere presso l'amministrazione che tenga conto dell'importanza dei servizi e della presenza di questo luogo nella città, e non solo, perché questa è una casa internazionale, e quindi abbiamo bisogno proprio del sostegno e della pressione di tutte le donne e gli uomini che ritengono che questo luogo debba essere mantenuto, garantito e sostenuto. Quindi grazie per il vostro sostegno.